Stamattina in particolare sperimenteremo che il testo sacro parla di lui. Questa ormai è una vecchia campana, ma fino a che non riusciamo a far parlare il testo proprio di noi, probabilmente non l'abbiamo letto. L'abbiamo letto magari come opera letteraria, l'abbiamo letto come un discorso che riguarda altri, ma se veramente, come cercheremo di fare stamattina, il testo comincia a muoverci dentro, a parlare proprio di noi, evidentemente lo stiamo ascoltando. Siamo alla scheda 3, vi prego di tenerla sott'occhio, il titolo è un po' provocatorio, è La funzione degli amici, Dio in tasca. E questa mattina prenderemo proprio di mira la famosa dottrina della retribuzione che occupa gran parte, anzi direi quasi totalmente, la mente dei tre amici, di quelli che, ricordate quelli che ho detto puntato, contro Giove. Vedremo un po' che cosa significa questo. Comincio anzitutto con un ricordo personale, quello che mi accomuna a molti di voi. Circa 60 anni fa, nel mio paese, sul lago di Garda, arrivava Santa Lucia. Quindi, come dice sul bambino, la tradizione era Santa Lucia. Per tutto l'anno ci dicevano che Santa Lucia ci vede bene. E vedeva i bambini buoni a cui portava tanti doni. Arrivava alla notte, la mattina presto, i bambini si svegliavano, avevano messo un po' di crusca per l'asinello, un po' di latte, c'erano tutte le tradizioni, anzi alla sera c'era qualcuno che suonava i campanellini di Santa Lucia fuori, i bambini erano tutti agitati, ma l'equazione era di questo tipo: ai bambini buoni Santa Lucia porterà tanti doni, ai bambini cattivi porterà pochi, pochissimi doni, e casomai anche del carbone. Ripeto, indiscutibile che Santa Lucia ci vedesse bene. C'era un'altra tradizione inconcepibile oggi, che la mattina di Santa Lucia ogni scolaro arrivava col proprio piatto di carta con sui doni che aveva ricevuto per mostrarli alla maestra. Poi una parte di questi era data alla maestra, perché Santa Lucia si ricordava anche della maestra, sicché la maestra aveva una specie di raccolta di doni. Allora si era tutti molto poveri, per cui una bambolina di Brezza, ricordo macchinine di terracotta, soprattutto quelle bamboline di zucchero, ecco, quelle caramelle sempre di zucchero, incartate con carta vera, colorata a doppio nastro, no? Ecco, questo mandarino era una cosa meravigliosa, ecco cose. Siccome io ero la figlia della maestra, quella mattina lì potevo andare nella classe di mia madre per vedere questo spettacolo, no? Di tutti i bambini che portavano il vassoio dei loro doni. Ma ricordo ancora quanto mi batteva il cuore, quanto ero sconvolta, perché nella classe di mia madre c'era la mia amica Luciana. Anche mia madre diceva che Luciana era uno scolaro modello, ed era buona, mite, condiscendente, io le facevo fare tutto quello che volevo. E quindi era proprio la mia compagna di gioco, era la mia specie di ombra a cui ero attaccatissima, però evidentemente quella volta lì la mia mente si era svegliata e io ho visto cosa sconvolgente, stranissima. Il piatto della mia amica aveva su due o tre caramelle di repolpo. Invece il piatto di un certo Michele, che mia madre diceva che era l'alunno disperato, che ne faceva di tutti i colori, era cornissimo di alidono.
E allora io ero il bivio. O la mia amica Luciana, così mite, così tranquilla, così buona, era un mostro di cattiveria, perché ci aveva di poco o niente. Poi ho visto che mia madre dal suo piatto ha fatto scivolare un po' di noi anche nel piatto della mia amica. Ma io tanto avevo visto che quella c'era pochissimo, quasi nulla. Allora, o la mia amica era un vero mostro di cattiveria, o Santa Lucia non ci vedeva bene. E voi capite che una scoperta così mi faceva proprio battere il cuore. E non ho detto nulla. Io ricordo ancora quanto ero sconvolta quella mattina lì, che avevo visto questa specie di ingiustizia. Il piatto di Michele, che evidentemente veniva da una famiglia molto ricca, è pieno di doni, ma era l'uno disperato, è quello che non combinava mai una di giusta, e il piatto della mia amica Luciana, così, spoglio. Non ho detto nulla perché un bambino sa benissimo che cosa può dire e che cosa no. Sicuramente la messa in discussione di Santa Lucia non avrebbe trovato mia madre del tutto, non mi avrebbe certo appoggiato, perché lei era proprio a favore in maniera della dottrina della retribuzione. Ricordo, per esempio, una cosa così tanto per sorridere un momento, che grazie a questa mia amica Luciana ho scoperto come nascono i bambini, perché lei, figlia di una poverissima contadina, aveva una coniglia incinta, e mia mamma, con tutta la sua delicatezza, le ha detto, il giorno che è venuta a casa mia, allora la tua coniglia ha comprato i coniglietti, e lei la guarda allibita e dice, comprati, li ha fatti lei. Madre non si dicono queste cose. Quindi un bambino sa benissimo che cosa può dire e che cosa non può dire, ma io ricordo quanto ero sconvolta, perché questa equazione era ormai non più credibile. Com'è che la mia amica Luciana, così buona e così mite, aveva quasi niente nel piatto, e il Michele aveva invece. Ecco, come vedete, questa dottrina della retribuzione che suona: se sei buono hai del bene, se sei cattivo hai del male, i conti tornano. Soprattutto risottolineiamo nell'orizzonte del nostro Giove, in cui non c'era un al di là che mettesse a posto le cose, quindi i conti dovevano tornare già al di qua. Se sei buono hai del bene, se sei cattivo hai del male. Se cosa succede se i conti non tornano? Cosa succede se i cattivi se la spassano, non hanno tutte le disgrazie? Casomai le disgrazie colpiscono i buoni, quelli che sono innocenti, quelli che non fanno il male. È che siamo in un caos morale totale. Allora, come dire, non mette conto fare il bene. Perché sforzarsi tanto, avere davanti, obbedire alla legge di Dio, quando non si sa se i conti tornano, vale la pena? Dal caos morale, voi capite benissimo, al carpe diem, allora insomma tanto vale spassarsela, non c'è nessuna certezza, e quindi è meglio fare quello che torna comodo, quello che ci fa contenti, e non stare a badare. Ecco perché questa dottrina della retribuzione, diciamo, ha tante radici, è in piedi ancora oggi. Volevo leggervi una testimonianza di una, ci torneremo poi anche nel pomeriggio, di una volontaria. Dunque, io ero supervisore di una comunità per terminali di AIDS della Caritas Ambrosiana. C'erano ovviamente gli operatori, ma anche un bel gruppo di generosi volontari.
Allora erano le prime morti per l'AIDS, voi sapete che la ZT produceva danni devastanti ed era l'unica arma che allora c'era, e queste morti in questo scatenamento del virus HIV, queste morti erano veramente atroci. Si moriva nel giro di pochissimi mesi, ma in una maniera assolutamente atroce. Ebbene, c'era una volontaria che veniva a stirare gratuitamente, generosa, molto disponibile. Ma un giorno ho beccato a fare questo discorso a un'altra volontaria. Quando vengo qui, in fondo mi consolo. Vedo quanto soffrono questi qui per tutto il male che hanno fatto. Credevano che gli passasse liscia e hanno fatto nella vita tutto quello che hanno voluto. Ma adesso, guarda qui quanto soffrono. È chiaro che allora la trasmissione dell'HIV era in maniera preponderante da tossicodipendente a tossicodipendente. C'era anche una quota parte di omosessuali, soprattutto insomma con la sivile infetta, erano i primissimi tempi dell'AIDS. E allora quella dice, con tutto quello che hanno fatto, guarda qui quanto soffrono. Scontano tutti i loro peccati, si vede, non è che questo mi diverta, anzi, sono qui proprio per aiutarmi e se potessi li farei stare bene. Ma quello che voglio dire è che adesso possono finalmente pentirsi, ricredersi, perché tutto il male che soffrono se lo sono meritato. Cosa da rimanere senza fiato? E questa era una persona generosa che veniva a dare le sue ore per stirare, per darmi una mano. Però veniva a consolarsi, a vedere che quelli che ne aveva fatte di tutti i colori, insomma c'è la giustizia, no? Quelli che ne ha fatti di tutti i colori mo soffrono, e ripeto, un umano non potrebbe nemmeno mai augurarsi che un altro umano sia colpito, che ne so io, per convertirsi dovesse soffrire tutto quello che soffrivano questi, cosa come di capo, così con tutta questa serie di malattie per l'immunodeficienza che erano una cosa proprio disumana. E ma questa mi viene e dice, in fondo mi consolo perché vedo quanto soffrono. Voi capite che la dottrina, io non so se lei avesse letto i Giobbe e men che meno i tre amici di Giobbe, ma parla la loro lingua ed è una del nostro tempo. Si affaccia al dolore e alla sofferenza degli altri con questa equazione in tasca. Mi sembra giusto, è vero che mi piacerebbe tanto che non soffrisse, però, con tutto quello che ha fatto, adesso scontano. Quindi, vedete che c'è dentro questa equazione qui, che è l'equazione della retribuzione giusta, ognuno sia secondo i suoi meriti, secondo quello che ha fatto. Aggiungiamo che una di queste propaggini, diciamo così, della dottrina della retribuzione si può leggere anche in situazioni genitoriali che noi abbiamo esplorato in un libro, in uno dei primissimi libri, madre adottiva che diceva a suo bimbetto di 6-7 anni, se sei bravo la mamma ti vuole bene. E quindi lei stessa era stata allevata con questo criterio, se sei brava la mamma ti vuole bene, sottinteso che se non sei brava perdi l'amore della mamma. Vedete che questa è una sorta di sviluppo criptico della dottrina della retribuzione. Insomma, ognuno si ha quel che si merita. Perciò se tu sei buono, se tu sei bravo, se obbedisci, hai l'amore della mamma, se non c'è la minaccia terrificante che ha sotto questo criterio. L'amore di Dio, sì, l'amore. Poi diciamo della mamma, del papà, ma poi possiamo anche risalire a Dio, l'amore non si deve meritare, non è gratuito.
E questa, anche in termini educativi, proprio questo è un virus che si insinua nei rapporti, specialmente nei rapporti genitoriali, tanto più quanto i genitori sono in ansia o sono diciamo, colpiti, presi in scacco da un figlio che non riescono, come questa madre adottiva, poveretta, che non riusciva a domare questo bambino. Cioè, l'amore si merita. Allora, è tempo che ascoltiamo questi amici di Giobbe. Prima di metterci a criticarli, cosa anche troppo facile, cerchiamo di vedere. La vostra scheda inizia con la presentazione che ne fa il testo. Tre amici di Giobbe vengono a sapere di tutte le disgrazie che si erano battute su di lui. Partirono ciascuno dalla sua contrada, e li fasi di temanti, dagli spazi di mamma, e si accordarono per andare a condividere il suo dolore e a consolarlo. Quindi, questi amici si fanno un bel viaggio hanno sentito quanto l'amico è caduto in disgrazia, quanto dolore si è precipitato addosso a lui, e quindi vanno a trovarlo per consolarlo. Ecco, allora cominciamo a vedere la loro buona intenzione. Quando arrivano, seguono il rituale del lutto, l'abbiamo già accennato, i gesti sono importantissimi, dunque si strappano il mantello, eccetera, poi sedettero accanto a lui in terra per 7 giorni e 7 notti. Hanno il coraggio del silenzio. Di fronte all'amico, che è lì su un mucchio di cenere che si gratta con un coccio, è piegato e ha dolori inimmaginabili, ma loro tacciono. Nessuno gli rivolgeva la parola, perché vedevano che molto grande era il suo dolore. Quindi diciamo che c'è una partecipazione molto autentica, molto vera. Certo, i tempi in queste scritture antiche sono molto dilatati, non sono certo i tempi nostri. Trovate voi 7 giorni e 7 notti a stare zitti accanto a un amico che soffre. Ma è proprio per dirci che nell'impatto con il dolore la cosa migliore è di non parlare, è di partecipare con il silenzio. Ma allora, perché si mettono a un certo punto a parlare e, come dirà alla fine Dio stesso, parlano male di me? Diciamo, la sintesi di tutto il loro dire, così appassionato, così pieno anche di giudizi, come vedremo, perfino di insulti, Giobbe dirà: mi hanno torturato i miei tre amici. Loro partono dunque da una buona intenzione, vogliono consolare, stanno zitti, si accorgono di questo dolore grandissimo, sanno di non poter eliminare, e poi scoppiano a parlare. Per capitoli, e un assaggio l'abbiamo avuto ieri sera nella nostra lettura del testo, scoppiano fiumi e fiumi e fiumi di parole senza tregua. Perché? Perché si danno una missione, si danno un compito. Noi vedremo che Giobbe non è il cosiddetto innocente nei colloqui di questi tre amici. Non è uno che subisce e basta, è uno che rinforza potentemente quello che diventerà l'insofferenza e l'acrimonia di questi amici. Li rinforza così bene che quelli fanno escalation. Anzitutto
questo lo vedremo dal pomeriggio, tutti i rinforzi, adesso prescindiamo dal fatto che questi tre, nella loro escalation, aumentano sempre di più la dose, diventando perfino accusatori, calunniatori, quelli che pensano di Giobbe il peggio, tutto il male possibile. Ma questo, ripeto, comprende i rinforzi di Giobbe, è sempre un circolo, perché però per il momento noi ritroveremo nel pomeriggio, lasciamo sospesi. Giobbe non è lì uno che sta zitto e manda giù, anzi si fa delle controrepliche così potenti che quelli sono obbligati ad alzare il tiro. C'è di più, i tre amici si danno la staffetta, cioè si sostengono reciprocamente. Vedete che si danno una serie di turni molto rispettosi. Non li ho imparati a memoria, ma se qualcuno vuole prenderne nota, Ivi Fats parla al capitolo 4 e 5, poi dopo i rinforzi di Giobbe riprende il discorso al capitolo 15 e poi ancora al capitolo 22. Bildad subentra a Ivi Fats nel capitolo 8, poi ancora al 18, poi ancora al 25. Come vedete, se non ci riesci tu a convertire questo peccatore impenitente qual è Giobbe, t'aiuto io. E Sofar parla al capitolo 11 e al capitolo 20, c'è chi gli dà un'altra replica, ma secondo la lettura che ne fanno gli esegeti, ma in ogni caso quello che ci interessa è che si mettono in rete. Si danno la mano, dove non arrivi tu, arrivo io. Questo per dire che oggi mettersi in rete, lo sappiamo benissimo, soprattutto nelle relazioni di aiuto, che spesso e volentieri sono scatenate da un problema di dolore, viene oggi valutato come una modalità indispensabile per aiutare, mettersi in rete. Ma noi, questi tre amici ci danno anche sotto sotto questo insegnamento prezioso, non sempre mettersi in rete è a favore dell'imputato, che in questo caso è Giobbe, perché questo mettersi in rete quando sono tutti d'accordo, quando un gruppo, poniamo un gruppo Caritas, un centro d'ascolto, un gruppo, si mettono tutti d'accordo che quello lì l'ha aiutato, è proprio, che ne so, un infingardo, un imbroglione, uno che non si arrende mai, questa rete diventa, moltiplica l'ingiustizia invece che, come vorrebbero, diminuirla, alleviarla. Il fatto è che questi tre si mettono in rete e hanno un denominatore comune che non dovremo mai dimenticarci, perché poi, come abbiamo detto, tramuteremo, come abbiamo detto, il testo parla di noi e tramuteremo questi tre amici, salvando il genere maschile, in tre mariti, in tre tipi di mariti. Quindi diciamo che la loro partenza è un denominatore comune, scoppiano di compassione, vogliono convertire l'amico, vogliono sottrarre l'amico al suo dolore. In fondo tutti e tre dicono la stessa cosa, che abbiamo già anticipato nella dottrina della retribuzione. Siccome i conti tornano, tu eri pieno di beni, di ogni ben di Dio e di salute, se adesso sei precipitato così in basso, vuol dire che hai fatto qualcosa di male. Pensaci bene, convertiti e vedrai che sarai guarito, vedrai che questi castighi di questo Dio che manda il male ti verranno tolti. Perché Dio, e qui attenzione, misericordioso ex post. Cioè dopo che ti sei pentito, dopo che hai riconosciuto
il male che hai fatto, dopo che ti perdona. La sua misericordia nella testa degli amici esiste, ma solo ex post. Come sapete, San Paolo dirà, quando eravamo ancora peccatori, Dio ci ama. E quindi siamo in un orizzonte completamente diverso. Quindi c'è la buona intenzione, la capacità di fare silenzio, la capacità di accogliere il dolore, la capacità, ma c'è anche questa vissa, questo desiderio potente di togliere l'amico dall'abisso in cui è precipitato. Allora la domanda è: com'è che dopo 7 giorni di silenzio e di 7 giorni e 7 notti scoppiano a parlare? Perché il primo che parla è Giobbe. Giobbe, dopo questi 7 giorni e 7 notti, ha un lamento. Gli autori collegano con le lamentazioni che spessissimo ci sono nel testo sacro, pensate con i salmi, leggeremo poi qualcosa di Geremia, e sono veramente il lamento sulla propria miseria, sul proprio stare male. E Giobbe che rompe il silenzio e dice di essere, di non poter sostenere questo male, e comincia a fare una combattere contro la sua stessa esistenza. Viene fuori col dire, vedremo nel pomeriggio che questo c'entra niente con suicidio, però col dire, maledetta la volta che sono nato, col dire io maledico proprio il mio stesso esserci, perché se esserci vuol dire quello che sto subendo, io non ci sto. Avete lì anche qualche, nella vostra scheda, qualche assaggio di questo lamento terrificante di Giobbe: perisca il giorno in cui nacqui e la notte in cui si disse è stato concepito un maschio. Quel giorno divenga tenebra, non se ne curi Dio dall'alto, né brilli mai su di esso la luce. Il lamento, che sicuramente avete letto, capitolo terzo, è del tutto contro Dio. Come si è permesso Dio di farmi nascere? Che senso ha la mia vita? Ma perché sono nato? Il nostro Giobbe è in buona compagnia, ci sono momenti, per esempio in Geremia, leggiamolo, è solo un brano, in Geremia 20, 14, 18, il giorno in cui mia madre mi diede alla luce non sia mai benedetto. Maledetto l'uomo che portò a mio padre il lieto annuncio, ti è nato un figlio maschio e lo colmò di gioia. Quell'uomo sia come le città che il Signore ha distrutto senza compassione. Ascolti, grida al mattino e urla a mezzogiorno, perché non mi fece morire nel grembo. Mia madre sarebbe stata la mia tomba e il suo grembo gravido per sempre. Perché sono uscito dal seno materno per vedere tormento e dolore e per finire i miei giorni nella vergogna? Come vedete, la scrittura dà diritto di parola al dolore.